C'era una volta, al polo est, un abitante di nome Drac, che aveva un occhio azzurro e l'altro marrone. La sua pelle era azzurra ed era un signore anziano. Drac, mentre passeggiava nella città, incontrò un dinosauro con i piedi da leone e la testa e la bocca da iena, che si chiamava Strack. Strack gli disse che stava succedendo una brutta cosa. Balbalbero, un giovane ragazzo drago, stava organizzando la terza guerra mondiale galattica. Purtroppo Drac non aveva nessuna arma, ma Strack gli disse che non era un problema. Drac disse che voleva andare sul pianeta Nice, fatto di metallo, dove viveva Balbalbero, un drago sputafuoco metallizzato che parlava, che sapeva parlare. Arrivati incontrarono subito Balbalbero, che ordinò di liberare i pipistrelli giganti per catturare Drac e Strack. Ma all'improvviso arrivò un cocco gigante che regalò a Drac una spada magica. Nel combattimento tra pipistrelli e Drac vinse Drac. Allora Balbalbero si arrabbiò e tirò fuori il suo bastone magico per scatenare un tornado. Ma il suo bastone non funzionò. Così Drac riuscì con la sua spada magica a distruggere Balbarbero e la terza guerra mondiale galattica non succedette. Strax era gravemente ferito, quindi non riuscì a restare in vita, mentre Drac intraprese il viaggio per tornare a casa. Thank you.